ragazzi, buona domenica, anzi, buona domenica, la prima domenica insieme da quando è iniziata questa rubrica. Una domanda al giorno togli i problemi di torno. Sono molto felice di avervi qua anche di domenica. Riconosco che l'orario per la domenica è un po' strano, ma ci siete, sono felice di vedervi. Ciao Giusy! Ciao Giusy, wow! Oggi sono particolarmente elettrizzata perché succede sempre così quando facciamo la spesa di frutta e verdura, quando vedo tutti quei colori di bontà, cioè mi elettrizza, mi dà tantissima gioia. E volevo vedere, perché abbiamo detto, vabbè, c'era un'offerta di poi iniziamo con la domanda, c'era un'offerta di mele, 4 kg di mele, c'era in offerta e c'era scritto brutti ma buone, brutte ma buone. Tipo, vabbè, dai, quanto possono essere brutte? Fa niente, ci facciamo una torta, fa niente. E invece, guardate, oh, quanto è piccola. Sì, io mi elettrizzo, se non mi conoscete, mi elettrizzo per anche cose molto piccole come la mela. Non so se ci si rende conto, ma è davvero minuscola. E questo già di per sé mi fa esplodere la giornata di gioia. Comunque, siete qui per le domande, e anche forse per le mele. Invece di cogito ergo sum, cioè penso dunque sono, come sarebbe se fosse faccio domande dunque sono. Chi sono oggi e quali grandi gloriose avventure mi attendono? Questa è una domanda che approfondiremo magari i giorni seguenti, prossimi. Di base, ciao ragazzi, di base, di cosa tratta questa rubrica? Praticamente una rubrica di domande. Una serie, una rubrica che ti offre domande piuttosto che darti risposte. Domande che apriranno le possibilità e sfideranno i limiti in cui credi o che pensi di avere. Quindi con le domande iniziamo a giocare e interfacciarci, interagire molto di più con l'energia e con le possibilità che ci sono. Non so se vi siete resi conto, anche magari ascoltando gli altri video, ma anche nel vostro quotidiano, che più pensate, più vi affossate su qualcosa, più vi concentrate su una cosa che di solito tipo viene dall'esterno o su un'emozione in particolare, niente cambia. E aspettate lì con quel che qualcosa cambi da fuori, e poi tipo, ah, oh, finalmente è cambiato da fuori, allora posso cambiare anch'io. In realtà, se faceste una domanda, potrebbe cambiare molto più in fretta. Infatti, quello che adoro di questi strumenti non è che fai hocus pocus e sì, poi da adesso in poi potrai anche non essere presente e tutto andrà a meraviglia. No, il fatto che questi strumenti, facendo domande, sei più presente. Come abbiamo detto, interrompi la mente quando facciamo le domande. Tipo, la mente non sa che rispondere e sta lì, sei presente. E lì in quel momento presente c'è tutta la magia, perché puoi dare input a nuove energie, nuove possibilità di mostrarsi. Ok? Quindi, buona giornata a tutti. Oggi, la domanda di oggi è molto inerente alla domenica, ok? Perché parleremo di relax, ragazzi. Innanzitutto, rilassiamoci. Come può essere meglio di così? Cos'è il relax? Allora, siamo molto indaffarati, l'avete notato, magari l'avrete notato durante il vostro quotidiano, durante la settimana, figli, bambini, anche chi non ha figli e bambini, magari ha cani, magari ha un partner, magari ha faccende domestiche, magari svolge 3 lavori, un business, 5 business, insomma, siamo sempre indaffarati e corriamo e corriamo e corriamo, dice, ma devo andare, devo fare, devo... E molto spesso non combiniamo granché. O soprattutto c'è chi tanto fa nel business, tipo devo fare perché devo ottenere risultati, perché devo ottenere risultati, perché c'è tutta questa corsa che stiamo rincorrendo, non si sa, ma c'è una corsa perenne del che devo fare se no non combino niente, devo fare se no non succede niente, devo fare, e questo fare, 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 in realtà ci toglie dalla presenza la consapevolezza di ciò che è richiesto in un particolare momento, e in realtà piuttosto che facilitarvi le cose, le irrigidisce, le rende più solide, sì, bloccate, okay? Più fate cose dal dover, più le solidificate e più non funzionano. Quindi oggi vorrei introdurvi a un concetto, in realtà un concetto, insomma, ha un'energia che si è palesata recentemente proprio perché siamo tanto nel fare,
mai nell'essere, tendiamo a non essere mai nell'essere, essere presenti, siamo sempre nel fare come se questo dimostrasse il nostro valore, mentre in realtà quello che ci darebbe davvero quello che desideriamo è creare spazio e creare rilassamento. Quando sei rilassato, e ne abbiamo parlato anche nei giorni precedenti, quando non hai barriere alzate, quando sei spazio e rilassamento, è lì che le cose che chiedi, che desideri, che vorresti ottenere, si iniziano a mostrare con totale facilità. Il rilassamento è molto collegato alla facilità. Ok? Quindi, come sarebbe se ogni volta che tipo svolgete un lavoro, svolgete una faccenda domestica o semplicemente state cucinando, qualsiasi cosa voi stiate facendo, mi immagino anche la domenica è un giorno di famiglia, come sarebbe se piuttosto che stare nel devo fare, devo fare, devo fare, ok, e non funziona, magari tipo, oh, quanto rilassamento posso essere con questo? Okay. Quindi anche mentre state svolgendo un lavoro e siete lì tipo, ah, oh, devo fare, ok, quanto rilassamento posso essere con questo? Se mi rilassassi qui, quanto più facile sarebbero le cose, quanto più velocemente si svolgerebbero le cose. E lo spazio di rilassamento, anche se state facendo qualcosa, quell'energia del rilassamento, se la applicate a qualsiasi cosa voi fate, voi facciate, tutto può cambiare, c'è spazio finché le cose si muovono e fluiscono con più facilità. Ok? Quindi piuttosto che alzare muri, tipo ah, quella mente, tipo pensa da tutte le parti, cioè adesso cosa devo fare? Adesso... Ok, quanto rilassamento posso essere con questo? E magari scoprirete che potrete fare anche 15 volte, 15 cose con più facilità. E in realtà scoprirete che ne fate 15 piuttosto che 3, con molta più facilità e in minor tempo possibile di quanto ne fareste tre. Se fosse da fosse da quella forza, da quella spinta del ah, devo fare quel, se no non combino niente. Quindi anche se siete pieni di lavoro, pieni di cose da fare, pieni di business, pieni di famiglia, siate nella domanda quanto rilassamento posso essere qui con questo? E se fossi rilassato qui, come si mostrerebbero le cose? Quanta più facilità avrei? Quanto più mi godrei le cose? E ricordatevi che quando fate le domande, e lo ricordo sempre perché magari c'è qualcuno di nuovo qui, anzi, innanzitutto vi invito a rivedere gli altri sei, sono chicche molto forti. Di base, quando fate le domande, non le fate per ottenere una risposta, ma per accedere a uno spazio diverso, a una possibilità diversa. Okay? Quindi quando fate una domanda, tipo, wow, quanto rilassamento posso essere qui con questo? Anzi, quanto rilassamento posso essere qui con questo? La totale curiosità e spensieratezza di scoprire come si potrebbe mostrare con totale rilassamento. Figo. Okay. Siete presenti e rilassati, le cose iniziano a funzionare con facilità, gioia e gloria. Un'altra cosa, un altro concetto che vorrei, di cui vorrei parlarvi oggi è proprio quella cosa di indulgere, tipo di abbandonarsi in un certo senso oppure di rilassarvi in qualsiasi cosa state sperimentando, spiacevole o piacevole che sia. Okay? Quindi, per esempio, diciamo che state in una giornata in cui siete veramente pigri, tipo, ma oggi proprio sono pigro. E piuttosto che godervi con lo spazio della pigrizia, state lì a giudicarvi, cavolo, dovrei fare questa cosa, poi dovrei fare quest'altra, e guarda, io sto a poltrire sul divano. Sono veramente pigro oggi. Quella non è una domanda, è un giudizio. Ok? Quindi beccatevi quando fate questo, di qualsiasi cosa si tratti. Okay? La presenza è questa rubrica è anche per essere presenti con quello che vi passa per la testa, il modo in cui vi giudicate, il modo in cui vi comportate con voi stessi, con il vostro corpo, con gli altri. Questa rubrica è per farvi essere presenti con ciò che c'è nel vostro mondo e di solito lo lasciavate sul pilota automatico o ne stavate semplicemente soffrendo ed eravate meri spettatori. Okay? Quindi quando vi capiterà di fare qualcosa che non vi piace, tipo... O giudicarvi per quella cosa, ah, sono pigro o sono arrabbiata. Cavolo, quanto sono arrabbiata! Perché sono arrabbiata? Che cattiva che sono terribile! Iniziate a giudicarvi. Prima di andare a quel giudizio, come sarebbe se lo riconosceste che wow, se tutto è una scelta, anche l'essere pigro in questo momento è una scelta. E quindi in quel momento, se avete scelto di essere pigro, stare semplicemente sul divano, permettervi di wow, ok. Ho scelto la pigrizia, sì,
Se vi godete quell'istante, quei momenti di pigrizia a pieno, tipo wow, sono pigro, fico, quanto me lo posso godere? Quanto rilassato posso essere in questo? Vi accorgerete che più ve lo godrete e meno poltrirete sul divano, perché vi godrete a pieno quel momento di pigrizia o di rabbia o di scomodità o di apprensione, di ansia. Wow, come posso godermelo? Come posso divertirmi con questo appieno? Ed è una domanda di cui abbiamo parlato anche in precedenza. Siete ok, me lo godo. Cavolo, me lo godo. Me la godo questa pigrizia, ok? Ok, bene, me la godo. Scoprirete che tempo 10 secondi, massimo un minuto, vi verrà voglia di fare qualcos'altro, di essere proattivi. Mentre in realtà se vi fosse crogiolati nel vostro giudizio di voi stessi, il che non crea mai di più, ahimè, forse sareste stati ore e ore sul divano a ricordarvi ogni volta che siete pigri. Cavolo, dovevo fare questo? Vabbè, sto ancora qua sul divano. Oppure dovevo fare questo? Ah, beh, sto ancora qua sul divano. Notate quanto l'essere meno soggetti ai giudizi di voi e meno pronti a giudicarvi, quando vi godete appieno qualsiasi cosa state scegliendo, sia che sia la cosa più fantastica o una cosa che in realtà non scegliereste con tanta mentalmente non scegliereste, ma magari è richiesto in quel momento, ok? Le cose cambiano con più facilità. E anche essere presenti con l'energia del momento. Tipo, ah, adesso mi va di stare sul divano e me lo godo appieno. Qualsiasi cosa, ragazzi, che stiate facendo, godetevelo appieno, perché lì riconoscete, cavolo, ho scelto di essere pigro, ho scelto di cucinare, ho scelto di fare le faccende, quanto posso divertirmi con questo? E quanto posso godermelo. E poi dico: ah, ok, basta, mi sono stufata. Come i bambini, giocano 10 secondi, poi 10 secondi dopo fanno qualcos'altro. Non stanno lì tipo: ah, cavolo, adesso mi va di giocare, beh, dovrei fare i compiti, ma adesso mi va di giocare. Quello in realtà sono già i bambini che stanno crescendo e stanno prendendo i punti di vista degli adulti o i giudizi degli adulti. Quindi accorgetevi di quello che state creando, di quello che state pensando. Come vi state giudicando, se vi state giudicando e state presenti con quello che avviene. E vi ricordo oggi di stare nel rilassamento, sempre. Con il relax, con il rilassamento, create spazio per svolgere anche più cose con più facilità. Quindi per la domenica, visto che oggi è domenica, il relax ci sta proprio, ok? Quanto rilassamento posso essere con questo? Anche nel fare il cibo, anche uscendo fuori di casa o correndo addirittura, quanto rilassamento posso essere in questo? Ci sarà meno sforzo, ci sarà meno fatica, ci sarà meno, ci stancheremo di meno e vi godrete di più la giornata. Okay? Grazie a voi ragazze. Se avete domande potete assolutamente farle anche durante la diretta, okay? Non mi distraete, anzi è un contributo immenso se iniziate a fare domande. Vi risponderò con tanta felicità e gioia. E condividete questo video se conoscete qualcuno molto apprensivo, molto che è nel fare. E poi anche negli altri video ci sono tante chicche, tante domande con cui giocare, invitare le persone a più facilità nel loro quotidiano. Questa rubrica è affinché voi scopriate la facilità e allo stesso tempo che tutto fluisca e allo stesso tempo anche di rendere tutto pragmatico affinché il vostro quotidiano funzioni e che possiate creare la realtà e la vita che vorreste davvero avere, piuttosto che soffrire quella che vi viene offerta. Buona domenica, accendete la campanellina così che vi ricevete tutte le notifiche ogni giorno. Grazie a voi ragazzi, sono felice di avervi qua e di giocare insieme. Con Giusy ci vediamo sabato perché c'è una classe Access Bars a Bologna e sono molto felice di vederti Giusy. E buona domenica, godetevi questa domenica in pieno relax e ci vediamo sempre domani a luna. Yuhu! Buona giornata, ragazzi, da me e dalla mela. Ciao.